fisco. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio al TG1 assicura che le coperture per il reddito di cittadinanza ci sono. La povertà è un'emergenza sociale, dice, quanto ai dazi l'obiettivo è proteggere le nostre imprese da chi non rispetta le regole. Vediamo l'intervista di Claudia Mazzola. Ministro Di Maio, lei ha detto reddito di cittadinanza entro l'anno, ma per il Ministro dell'Economia non può partire prima del 2019. Significa che non avete le coperture? Oggi il Procuratore della Corte dei Conti ha detto che il reddito di cittadinanza è un diritto che va riconosciuto, soprattutto alle fasce più deboli di questo Paese colpite dalla disoccupazione. E lo dice lo stesso giorno in cui l'Istat certifica 5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà assoluta. Il reddito di cittadinanza serve subito, perché c'è un'emergenza sociale, si deve fare subito e le coperture ci sono perché le abbiamo individuate da anni. Lei è pronto a rompere sui dazi? Non teme che potrebbe rivelarsi un boomerang per un paese come il nostro dove l'export continua a crescere? Il mio obiettivo non sono i dazi. L'obiettivo è quello di cominciare a proteggere le nostre imprese, i nostri prodotti del Made in Italy, da altre economie che producono alla metà del costo del lavoro e senza norme di sicurezza e per questo rendono non competitivi i nostri prodotti che sono di alta qualità. Dopo 3 settimane di governo, Salvini detta l'agenda, lei sembra rincorrerlo e già si parla di tensioni tra voi. Guardi, questo è un complesso che io non ho e non ci sono tensioni. Il governo si sta occupando di immigrazione, siamo compatti perché è una linea che abbiamo sempre portato avanti ed è finita anche l'epoca degli sprechi, perché questa settimana arriva in ufficio di presidenza della Camera il taglio ai vitalizi agli ex parlamentari.